Signore e signori, salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA, sul foot esattamente, ovvero viva la FIFA, foot e disperazione. Io questa settimana, per quello che potevo, sono andato un po' avanti, ho giocato infatti un po' di Squad Battles per aver modo di prendere delle buste da poter spacchettare nel corso delle prossime settimane. Ora, per fortuna ne ho un po'. Ne ho queste 6 qua. Avete visto? Io quello che direi, onestamente, la mia idea è partire questo pacchetto oro premium. Spacchettare questo. E i giocatori, cioè il primo e l'ultimo. E vediamo un po'. Come fa? Iniziamo partendo da questo pacchetto oro premium. Vediamo che ne viene fuori. Così iniziamo la puntata con un paio di spacchettamenti come da tradizione, diciamo, no? Direi, ok. Guidetti, svedese, attaccante svedese di campionato spagnolo. Ma insomma, Hulahan, Serie B inglese. Insomma, diciamola che non ci è arrivato nulla di che. Ecco, vabbè, ma noi conserviamo tutto. Poi, direi, andiamo a quello un po' più alto di tutti. Giocatore Oro Premium. Che è una busta di soli giocatori. 12, di cui 3 rari. 12 tutti oro, di cui 3 rari. È un raro, è un attaccante italiano. Zaza! Zaza. Ah. Zaza. Vediamo. Vediamo un po' anche gli altri che sono capitati. Ntep. Questo è per la squadra tedesca, può andare bene. Depreville. Vediamo gli altri. Bravo Nero. Ah, qua c'è un portiere per Liga Banco Menix. Attaccante per la Liga Banco Funes Mori. Propper. Bonera. Che è a Villarreal. Non sapevo che Bonera fosse al Villarreal. Va bene, comunque. Poi Bonera. Questo Marcelo, quello tarocco. Cameron del Dostock City. Centrocampista. Comunque, niente di niente di particolare, diciamo, di particolarmente invitante. Vabbè. Direi che tutto questo può andare conservato. Vabbè, vabbè, è andata così, è andata così. Direi a questo punto di, però, come al solito, iniziare provando la partita online, nella stagione online. Credo una o due le abbiamo già perse di questa stagione. No, una già l'ho persa di questa stagione. Direi di provare a giocarcela. Modifica formazione per vedere se la squadra è pronta. Sì. È effettivamente pronta. Bene, proviamo a giocarcela. Io la vedo dura, proprio la vedo ostica. Io scorsa stagione, la settima divisione, me la sono, in qualche modo sono riuscito a salvarmela, ma insomma, non è un miracolo che conto di ripetere sempre, devo essere molto sincero, eh. Comunque, Rischierebbe di ok, aggiungare il all'Alfa fardello Jed di stagione. Stadium. Ah, beh. Oh, non ho visto che squadra c'ha lui, ma cioè, Si è parte. facile pensare che possa avere una squadra più forte della mia. E Vediamo come scendono in che sia campo i anche padroni di lui più casa. bravo di me. Però, Adottano il vabbè, 4-3-3 quello adesso tenendo lo gli vedremo. attaccanti stretti uno accanto all'altro per cercare il dai e Ma vai, bravo palla a terra. Casorla. Ma non ci avevo pensato, Pierre. Hai Bene. davanti un futuro brillante come allenatore una volta Pedro appeso il. Sigurdsson! Sigurdsson! Pericolo, palla in Porca miseria. gioco. Niente. Peccato, peccato, peccato. Poteva essere un buon inizio. Bravissimo. Llorente. È un minzone. Vai Pedro. Pedro! Bella Crescendo, Pedro. l'approccio aggressivo al match, 1-0. sono stati Bella depagati. Pedro. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e Bella vedremo se Pedro. ora continueranno a premere sull'acceleratore Bella per Pedro. sfruttare il momento favorevole Io o direi, se ecco, ci dire copriamo un rannuncò il poco. fiato.
proviamo a giocarcela. Ok, ok, calma. Calma, sangue freddo. Gomez. Vai, bravo. Sigurdsson. Ok. Hodgkinson. Dai. Sì, vabbè, sveglia Pedro, sveglia, Dai, la scossa. Oh, la... No, ma che perché sono perché mi sono schierati così? E perché cosa stanno facendo tutti? E perché improvvisamente lagga a chi è verde? Ok. Poi bene. Pedro. Niente. Sone. Vai, vai Son. Rocche Mesa. Ottima lettura, recupero. Rocche Mesa, peccato però. Ah, attenzione. Non sbilanciamoci troppo. Attenzione. E Gomez. No, vai. Oh, oh, ah, che cacchio. Oh, bravo. Bravo Casilla. Comunque comincia a laggare. Dopo che ho segnato l'1-0 ho cominciato a laggare, Non lo so, sarà un caso. Ma ha cominciato a segnare a laggare dopo che ho fatto il primo gol. Vai Casolla, bravissimo Pedro. Pedro. Ci sono metri a disposizione. No, è qua sbagliato tutto. Qua sbagliato io. Però mano l'asse. Però la squadretta Chedira. Questa la squadretta ce l'ha, non è che non ce l'ha. Bravo Williams. Mio, senti Casolla, bene. No, e non va bene. Questo no, non va bene, no. Vabbè, Gesù, attenzione. Vai, bravo Williams. Bravo Niom. Ai, vai Pedro. Pedro. Fallo sarebbe questo comunque, vabbè. Vabbè, purtroppo FIFA è un po' così. No. Bravo Williams. Benissimo. Ma chi cacchio la dai, Llorente? Chi cacchio la dai? No. Calma, calma, calma. Calma. No. Come cacchio? Ti schierate? Un schieramento senza senso. Bravo Rocche Mesa. Che cosa? Già, vabbè, sì. È il giallo per l'intervento quello di prima. Bravo, bravo Casolla. Ma non a lui così. Bravo Jimenez. Bravo. Occhio al suo movimento. Ah, mamma mia. Ci andiamo belli tosti, eh. Oh, attenzione però. Attenzione però. Avanza, palla al piede. Ok. In realtà probabilmente questo era fallo. Dobbiamo dirla tutta, purtroppo quando le assurdità mi vanno contro, devo dire anche quando ci sono assurdità a favore, bisogna essere sinceri. Attenzione, che dire. Bravo Sigurdsson Casolla. Ma perché non mi fai i passaggi di prima? Non ti piace fare i passaggi di prima? Vai, bella. Tocco orizzontale. Pedro. Vai Son. Fiorente. Fiorente. 2-0. 2-0 Ioro. Ioro Fiorente. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Bene. Questo gli permette di non bene. Siano gli però altri a fare la prima mossa. Dobbiamo fare molta attenzione. Porta, con un intervento davvero maldestro. Bravo Williams. Da parte del difensore ha avuto solo la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria della palla. Vabbè. Con il recupero possono ricominciare. Ok, però dobbiamo fare attenzione. Punta l'area. Bravo Williams, partitone di Williams. Partita stratosferica di Williams. Devo dire del difensore che intercetta il passaggio. Ancora.
Oh, ottimo Casorla. Vai Roque Meta. Llorente. Bene, Son, vai via. Son, no, ti avevi preso. Abbiamo premuto X. Sigurdsson, niente. Bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Ma boh, che cosa? Hon-min-son. Ma niente. Gomez. No, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Gran palla, pericolo. Fuori, ok. Bene, 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 meglio così. Meglio così, proprio quello. C'ha Gabriel Jesus, c'ha Gomez. È un problema affrontarlo. Difesa è un problema. Però. No, no, che meta. Ma in qualche maniera, va bene. No. Allora, calma, calma. Si avvicina all'area. Calma. Bene, il difensore ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Vai Santi Casorla. Ok, beh, fine primo tempo, buono, buono. Buono il primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa ma non troppo. Buono. Buono il primo tempo. Abbiamo rischiato qualcosa ma non troppo. E per le occasioni che abbiamo avuto siamo stati abbastanza efficaci. È ottima cosa. Vai Casorla. Mamma mia, come sta laggando male. Ricorrono al tiki taka, scambi stretti e veloci. Vai. E poi quando tiri? Sami Khedira. Mamma mia, sta laggando ancora di più. Vai, 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 vai. Bravo, azione Victor. Interna. Vai, bella. No, non va bene, dai. Calma, 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 calma. Calma. Occhio, cerca Bravo, Santi Casorla. Hon-min-son. Ma Llorente per... niente. Ci abbiamo provato, dai, dai, fa niente, fa niente. Ok. Va bene, l'importante è che non rischiamo, se siamo solidi in difesa. Vabbè, l'ho appena detto, l'importante è siamo solidi in difesa. Niente. Niente. Vabbè, giochiamocela. Comunque lagga sempre di più, ancora più di prima. Più avanti più lagga. Fino a quando ho segnato l'1-0 andava tranquillo. Poi improvvisamente comincia il lag. Pedro. Vai Llorente, bravissimo. Vai Pedro. Niente. Ma dai, che si sve. Proprio non risponde ai comandi. Ma dai, escici. Niente. Vabbè. Grande prova di carattere di questa squadra, brava. Vabbè. Io ci provo. Ce la metto tutta. 2-2 il risultato. Vabbè. Roque Mesa. Jimenez. Ci ho creduto finché è durato, ci ho creduto. C'è spazio per andare. Vai, Mason, e dai però. Ok, bravo Sigurdsson. Llorente. Pedro. Peccato, dai. Dai. Mamma mia, però comunque, allora. Direi così. Occhio al pallone. Ma Pedro! Grande riflesso del portiere su questo colpo di testa. Ha evitato un gol sicuro. Vai, bravissimo. Punta l'area. Vai Llorente. Son, tira! Tira, cazzo, tira! Tira, tira. Perché non tiri? Io provo per tirare e non tiro. Oh. No. Gol. E vabbè. Palla buona per Gabriel Jesus. E il pallone finisce in gol. Incredibile.
da 2 a 0 a 2 a 3. Vabbè. 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 Peccato. Peccato, avevo fatto una bella partita, poi boh, purtroppo il delirio. FIFA è così. FIFA è così. Come così è il calcio, così è FIFA. Pazienza. Direi partita molto spettacolare. Pazienza, purtroppo così è. Rocchi messa. E vabbè, ciao. Difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Vai Casorla. Rocchi Mesa. Si avvicina all'area. Dai, Son! Ma no, come tiri! Ma Son! Ma cos'era sta cosa? Vabbè. Peccato, Mancano 20 minuti alla fine. Peccato. Dai, proviamo a giocarcela. Questa palla intercettando la traiettoria del passaggio. Maragna metri. Sigurdsson. Ma perché ci impiega così tanto a fare il passaggio? Gabriel Jesus. Bravo Jimenez. E poi però che palle. Douglas Costa. Bravo Victor. E questa palla con questa scivolata vai. Efficace. Vai. Son. Niente, non ti... Llorente non mi serve a nulla, niente, non mi serve Gabriel a nulla. Jesus. Avvicinarsi alla porta. Bravo Jimenez. La scivolata del difensore che recupera palla. Llorente. È un Minson. Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo vai, di fa, vai, di ecco por... tiro. Chance per loro. Comunque ecco, giallo, bene. Se vogliono recuperare. Onestamente era in ritardo, L'arbitro dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuta, una grande interpretazione. Occhio al tiro della bandierina. C'è l'intervento di pugno. Ma dai, ma che cosa? Ok. Victor Sanchez. Ci sono metri a disposizione. Ma vabbè, sì, vabbè, Llorente, veramente sei una cosa incredibile. Vai, bravo Jimenez. Ma il vero nemico adesso per i padroni di casa diventa il cronometro col tempo che passa. Mamma mia come lagga! Sempre di più. Tifosi che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Vai. Fai tanti, perfetto. Rocchi e messa. Guadagna metri verso l'area. Ma vabbè, Llorente, che paracarro. Paracarro Llorente. C'è la touche. Si riparte con la rimessa. Che succede? Giallo per Rocchi Mesa. E arriva il vabbè, giallo. Giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Ok. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. No, dai che tua. Vabbè, Gnom è tua, porca miseria, un saltello devi fare. Ma dove? Perché? Stiamo entrando nei dov'è sto fallo? Cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa vabbè. Gara. Vabbè, oh. Vabbè, purtroppo così è, ci possiamo far poco. Vai che è tua, vai che è tua. Niente. Ha dimostrato i suoi limiti nel dai. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Ancora 4 minuti da giocare. Rocchi Mesa. Victor Sanchez. Punta l'area. Ma te perché? Perché non sei partito? Perché non sei partito? Per... ma dove vai? Dove la passi? Victor Sanchez. Sì, vabbè. No, vabbè, c'è... boh, non... intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Vai. Attenzione a Llorente. Mamma mia che fallo. Mamma mia che brutto intervento. Iturbe. Ah. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Vai Llorente. Mamma mia che... finito. E vabbè. Dice che può bastare. Non bastano le partite eroiche. Non bastano le partite eroiche, purtroppo si perde anche così. Pazienza. 3-2, è andata anche questa. Cose che capitano. Vabbè. Comunque.
Direi di a questo punto fare a squad battles. E direi a questo punto, boh, mi sento un po' nervoso, 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 mi sento nervoso. Ah, facciamo, va, sto Bucaneros. Signori, ci vediamo dopo. La formazione è pronta. Ok, direi che la squadra è pronta in tutto e per tutto. Direi però faccio prima, mi sono dimenticato, applica consumabile. Implichiamo un paio di contratti. Nel sincero, ero indeciso se mettere Zaza e Giaccherini per questioni di intesa. Ma poi ho pensato non ne valesse proprio la pena qua perché praticamente non ne vale la pena perché mi ritrovo a fare tutto, scompaginare tutto per mettere un centravanti che di fatto è più debole di quello che ho già. Insomma, non ne valeva, penso, proprio la pena. Quindi la cosa di fare, ho ceduto di lasciarlo così la squadra. Tanti saluti. Quello eventualmente me lo metto per una squadra, per la mia squadra spagnola, perché quello che sto organizzando, quello che mi sto organizzando a fare comunque è una farmi varie squadre, magari più anche assurde possibili, fra cui una di campionato messicano, e provarci a fare i tornei per la qualificazione al Foot Champions, pur sapendo che più di un turno che non passerò mai nemmeno un turno, però capito, Insomma, siamo con penso voi sia anche possa essere sull'ultima giocata. divertente, Comincia così la ecco, partita. tutto questo. Vabbè, io poi sono rimbecillito, Dembélé. niente, non sono Ecco lo in schieramento dei grandissima padroni. La forma palla e per si vede, Zidane. meno male che mi sono scelto Dembélé. quella più abbordabile di tutte le È partite finita, palla ancora possibili. pericolosa. Ora, vediamo un attimo. Kalinic. Vai Lapa. Niente. Bravo Kalinic. Laxalt. Gaston. Due Stojinovic. anni fa! Attenzione, 2 anni fa, attenzione. porca Voleva miseria. sorprendere la difesa, ma qui è finita in offside. Ah, perché non mi fa le cose di prima? Perché è tutto rallentato. L'input è tutto Gösling. rallentato, Ragna porca Mepy. miseria. Puntuale qui il difensore Niente. nel Anche recupero. Gaston ora può dare di prima, niente. Ci mette il fisico. Ah, porca miseria, Noeve. Shelvey. Chiude bene il triangolo. Ci sono volte in cui Attenzione sto gioco all'avanzata di veramente Kanté. fa dannare. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. Ci sono volte in cui veramente sto gioco fa Toni. dannare perché proprio si Sfida vendono della delle sfida oggi per cose questi che due giocatori. sono In pochi sanno trattare il pallone con i loro. a dir I poco presupposti ci sono per insopportabili. divertirci. Dell'Axalt Laxalt. 1-0, Zidane si dai. sblocca subito dunque. Grande 1-0. partenza. Hanno sorpreso la difesa Oh, è avversaria almeno attaccando fin dai questa. primi minuti. Pazzesco. È almeno Che questa. ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Un gol facile e Ai ai. facile, come evidenziato anche dal replay. Ha calciato a porta Allora, io sicura da due passi. Ed onestamente ora ci sto ecco pensando. dunque Io non so se è il arrivato il caso primo di gol dell'incontro, continuare 1-0. proprio così in maniera pedissequa, diciamo, la Francis. mia. Ci sono media interposizione. Offside che ci sta Insomma, quello tutto. che Doveva temporeggiare invece questa è la di mia squadra puntare subito foot, verso la perché porta. non lo Gioco so. fermo, bandierina dell'assistente alzata. Comincia a Offside. Poteva pensare. Non essere mi sta un'azione piacendo come interessante. riesce. Una E non è chiamata una al questione di limite. vittoria e Evita sconfitta, è una una questione decisione del che non gol lo della gara. so. Sembra che gli manchi qualcosa a Laxalt. questa serie. Va Ferma, ma non Laxalt, controlla. niente. Sembra che gli manchi qualcosa a questa serie, non lo so. Cioè. Una volta, ecco, Spazio è per già fa ridere entrare. una volta che si Tocca a cominciano, Bertolacci. una volta che ci sono i giocatori quelli scogniti, però una Strinic. volta che si comincia a Laxalt. pescare tanto Gaston, e Gasson! vabbè, Sembrava qui Gaston veniva sullo Ramirez stagno. fa Oh, la gol assurdo. Pur sembra bicicletta un gol e calcia al altrui. volo, Ed apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Confusione che vabbè, meritava comunque, miglior sorte. dicevo. Non so, una volta che si comincia a pescare giocatori magari un po' più noti, scusate un attimo perché mi sono dimenticato di una cosa. Ok, il cellulare deve stare in silenzio. Comunque, dicevo, una volta che si comincia a pescare qualche Angolo di giocatore un rigore. po' più famoso, Pedro, così c'è meno il discorso dell'ignoranza. Però, Kanté. non lo so, ci devo pensare.
posso pensare anche a qualcos'altro. Sicuramente con una cosa che voglio fare intanto è buttarla dentro con l'axalt tipo così. Ok, 2-0. Ora, tornando a noi, una cosa sicuramente che voglio fare, una cosa che sicuramente voglio fare è provare squadre più a, provare a giocare con tutte le squadre più assurde possibili. Ripeto, il mio obiettivo è anche tirare fuori una squadra di campionato messicano e farci e provarci almeno a farci i tornei del Foot Champions. Cosa che penso sia di un, potrebbe essere di un'idealità pazzesca, a prescindere da tutte le inenarrabili legnate che prendo, che arrivo a prendere. Lo ferma, ma non controlla. Però attenzione, calo Kalinic, Lapo, mamma mia, la padula, la padula. Bertolacci, vai Gaston, dalla l'axalt, bella in profondità, niente, niente. Dembele, Dembele, Mbalambale, porca di quella puttana, bravo Gentiletti, bravissimo. Poi Cini, Kalinic, l'axalt, oddio, oh, bravo Sternic. Vai, e Kalinic, purtroppo Kalinic c'ha i piedi a banana e il tiro va a finire così. Vabbè, pazienza. Vabbè, non è robe di FIFA, sono meravigliose. Ah, va bene, ok, bravo Kalinic, bravo io proprio, cioè, sono stato scemo io. Ah, Dembele, Ambalo, Embele, Ambalo. Tanto, bra. Chi? Forcoppola? No, comunque, Cante. Allora. Ah, Cante. Oh. Bravo Piccini, che per qualche motivo è in posizione di difensore centrale, pur essendo terzino destro. Va bene. Ah, dai, che bella lì. FIFA. Ovviamente buttato giù tipo con una gomitata, con un pugno praticamente, e ovviamente non è fallo, anche se il pallone non l'ha neanche immaginato, non l'ha preso, non l'ha neanche immaginato, però vabbè, ok. Allora, vabbè, comunque andiamo così. Gosling, Shelby, sta robe, le robe belle. Page, occhio al suo movimento. Piccini, Poli. Poi ancora, ok, dai Kalinic. Vai l'axalt. Se riesci a passare quella difesa con tutte e due le gambe, vai l'axalt. Ecco. Niente. No, non sono in grandissima forma, devo essere sincero. Però peccato, ho iniziato bene. Dai, comunque, vai Gentiletti. Allora, Kalinic. L'axalt. Oddio, uno che si muovesse in maniera decente. Vai. Francis, manda in angolo. Ok. Andiamo di calcio d'angolo, dai. Primo palo. Cross. L'axalt. Funzione interessante, ma in offside. La cosa meravigliosa è che io quel passaggio non l'ho indirizzato verso di lui completamente. E non gli avevo detto di fare il tiro, cioè non ho premuto assolutamente il quadrato. Questa è la cosa meravigliosa. Vabbè, sono le cose di FIFA bellissime, cose meravigliose di FIFA. Vabbè, ci sono metri a disposizione. Cioè i giocatori anarchici, diciamo, no? FIFA, i giocatori che hanno vita propria. Decidono loro se fare quello che dici tu o fare di testa loro. Decidono loro, sono liberi. Comunque, sta finendo il primo tempo. Primo tempo, comunque, alla fine non ci sono state. Gentiletti, sveglia, dico Gentiletti, hai regalato un calcio d'angolo. Dico, renditi conto che gli hai regalato un calcio d'angolo, no? Comunque. Stavo dicendo, non ci sono state, a parte gol a parte, non ci sono state tante emozioni, quindi
Ecco, fine primo tempo. Dicevo, non ci sono state tante emozioni a parte il gol, però pazienza. Pazienza, insomma. 2-0, meglio che niente. Comincia ora la seconda frazione. Allora, io devo essere sincero, io sto registrando adesso. Allora, già io non sono un fenomeno, sono scarso dei mio. Poi io sto registrando adesso. Sto registrando il 25 sera, cioè sono tornato da poco dal prossimo super mega pranzo natalizio. E praticamente sto, cioè. Capite che non sono. I miei riflessi non sono al massimo, ecco, dobbiamo dirla tutta. I miei riflessi non sono propriamente al massimo. Quindi, insomma, ci può stare, stia un po' così. Attenta qui la difesa, Kalinic. Bravo, l'Axalt che cosa? Cosa era quella cosa lì? Poi vai, bravo. Poli. Kalinic per l'Axalt. Bravo a Kalinic. Un movimento sensato. Oh, Sternic. Niente. Io non mi riesce nulla. Quello ci regala una rimessa laterale e di questo ne sono contento. Poi Sternic, cross. Bello. Ma bello, chi te l'ha chiesto, Piccini? Chi te l'ha chiesto di fare questo tiro? Io ho premuto per il colpo di testa, ma mezz'ora fa. Chi te l'ha chiesto di fare il colpo di testa ora a te? Vabbè, è improvvisamente una schifezza e un gioiello. Una pressa all'altro, così. E il gioiello è di La Padula. Porca miseria. Porca miseria. Tocca per La Padula. Vabbè, cioè, ok. Io sono contento, per carità. Ma La Padula quando mai li ha fatti sti tiri? Da quando in qua La Padula ha mai avuto sto tiro? Riuscire a tirare di prima di esterno sinistro, dagli esterno sinistro con effetto ad uscire palla all'incrocio dei pali sul secondo palo. Quando mai è stato capace di fare ste cose la Padula? Però ok, va bene, ok, che devo dire, io posso solo essere contento di ciò. Vai piccini. Ok, Kalinic vai per... Oh, La Padula. Sei magari crossi, grazie. Sì, vabbè. Sei bravo, buona tu l'Axalt. Niente. Sì, vabbè, oggi con i passaggi a posto, siamo passaggi precisi, per buon possesso di palla, buon giro palla, passaggi precisi, devo dire, no? Dico, Kalinic, movimento senza palla, perfetto, no? Non è che state tutti come belle statuine aspettando il tram, praticamente, no? L'Axalt cross sempre indirizzando a Kalinic, ma la prende sempre l'Axalt. Per quale motivo? Vabbè, mistero della fede. Comunque, ci ho provato in tutti i modi. Bella, vai l'Axalt. Vai l'Axalt. Oh, olè. E son 4. E son 4, dai. Vabbè. Almeno le soddisfazioni ce le prendiamo così. Bello. A giro. Allora, io ovviamente sono un po' indeciso se farmi una carriera col Palermo, fare altre cose. Perché onestamente fare solo il foot così, entra un po' pericoloso. Mi stanca, intanto l'APA è La Padula. E La Padula la mette ed è doppietta di l'APA. E con questo, l'APA. La Padula ed è 5-0. Ok, io... Ma sai che quasi i prossimi partiti di... Allora. Vai, calo. No. Dembélé. Bravo Romagnoli. Vai che levi. Ma non a lui. Bella. Opportunità. E l'Axalt fa il poker.
E Laxalt fa grande poker. Di passaggi, grande misura, grande calibro. Loro si stanno letteralmente sfaldando in difesa proprio, cioè, oggi cioè qua questo non ha, sta linea difensiva non ha senso, non ha completamente senso. Questa e non è livello difficoltà, perché il livello difficoltà è esperto, e questa è proprio l'intelligenza artificiale, la programmazione di intelligenza artificiale che è fatta un po' col culo dal punto di vista tattico, cioè l'intelligenza artificiale veramente della IA è tatticamente col culo, perché non esistono queste cose, non possono esistere. Non ha completamente senso la linea difensiva 4-2 ci sono e 2 no. Da un lato sono piazzati, dall'altro lato solo sanno loro dove sono. Cioè, non ha completamente senso. Comunque, la Padula cross. Sì, vabbè, ok. Laxalt si è gasato. Si è gasato Laxalt, va bene. Si è gasato Laxalt. Va bene così. Senza parole, come si vuol dire, no? Ora, Rosy, che cosa fai? Laxalt quasi gli prende palla, poi si addormenta no, e la lascia lì. La prende, poi si addormenta e la lascia lì. Pronto, vai. Ecco, Kanté che era, nel frattempo Kanté era diventato cacà praticamente. Comunque Sernic ha sbagliato la misura del passaggio, ha regalato la rimessa con le mani. Vabbè, ci sarà i misteri di FIFA. Ottima la lettura. Vai, di Bertolacci, niente Bertolacci. E ringrazio l'arbitro perché ha fischiato Sternic. Una cosa che non esiste. Cioè, onestamente è una cosa che non esiste, non era successo nulla, visto un fallo che non c'è. Va bene, ok, va bene. Vai, ok. Dai. Cante. Bravissimo. Poli. Palla nuovamente. Ah, porca miseria, la Perez. Su quello che sarà il risultato, cioè, finale. Fabello che stanno perdendo 6-0, fanno melina, capito? È come se fosse il vantaggio loro. Evviva la intelligenza artificiale, stanno facendo melina. È bellissima sta cosa. E ora hanno tirato. Ma prima stavano facendo melina. Sono sotto 6-0 e fanno melina. Vabbè, dal punto di vista tattico sto gioco è programmato col culo proprio, cioè con poco senso. Se deve essere una simulazione calcistica, devi fare un'intelligenza artificiale sensata, cioè anche dal punto di vista tattico. Se deve essere una simulazione, altrimenti fai non lo so, fai Virtua Striker, fai una cosa più arcade e allora va bene tutto. Ma se devi fare simulazione calcistica, insomma, non ha tutto questo, non ha benché minimo senso. Che cosa sta succedendo là? Quelli che hanno quei due. Vabbè, comunque la partita sta finendo. Vai, olè. Occhio al suo movimento. Ha dosato male. Bello. No, ma bello sto cross. No, ma così giusto. Bello sto cross. Dato Laxalt ancora. Lotta. E mi sa che fa un po' finisce qua. No. Oh, sì, è finita qua. Ok. E finisce qua la partita. Beh, come al solito. Sconfitta online, vittoria Squad Battles. Un po' come sempre, diciamo, no? E questo, insomma. Bene. Ottimo. Abbiamo fatto 1209. Bene. Direi ottimo. Direi che è un'ottima cosa. Direi che è davvero un'ottima cosa. Battaglia tra rose. Allora, menu foot. Battaglia tra rose ci dà 350 crediti. Grazie. Va bene, comunque. Bonus scaduto.
Comunque, mentre cerco di vedere se ho altri bonus di coin, non ce li ho. Bene. Fatto questo, direi possiamo chiudere qua. Ma solita sconfitta, dicevo, online e solita vittoria Scott Battle, come sempre. E quindi un saluto a tutti quanti voi. Ah, mi sono tortonata la lingua. Comunque, un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima.